Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio appena pubblicato da CR Edizioni, dal titolo Il sacello delle sante Teuteria e Tosca, le prime testimonianze dell'alto medioevo cristiano a Verona, di Angelo Passuello, che abbiamo il piacere di avere nostro gradito ospite e al quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola perché ci parli di questo suo nuovo lavoro. Prego, Angelo, a te. Intanto buonasera Maurizio e buonasera a tutte le persone che ci ascoltano. Ti ringrazio e ringrazio l'Associazione Italia Medievale per questo invito che mi fa molto piacere, data l'amicizia pluriennale che ci lega e della possibilità che mi date di presentare questa mia nuova pubblicazione. Ecco, allora condivido il mio Sì. schermo così possiamo vedere qualche immagine assieme del soggetto, ecco, della pubblicazione, che è il sacello delle sante Teuteria e Tosca a Verona. Ecco, questo volume, come hai detto tu, è stato pubblicato da CR Edizioni di Verona e fa parte di una collana che si chiama I Quaderni delle Regaste, dove vengono messi in evidenza i monumenti più significativi e più importanti della cultura materiale, principalmente veneta. E questo libro nasce da un progetto di ricerca biennale che ho condotto con l'Università di Firenze, in modo particolare con il professor Francesco Salvestrini del Dipartimento Sagas, e col professor Stefano Bertocci e dottor Pietro Beccherini del Dipartimento di Architettura. E questo progetto di ricerca, appunto, che aveva come soggetto principale questo antico sacello medievale, ha portato alla luce, insomma, ecco, questo volume. Il volume però non si sofferma solamente su quelle che sono le vicende storiche, artistiche, architettoniche del sacello, ma la prima parte del testo prende le mosse da una disamina che tratta di quella che è il cambiamento che ha subito la città di Verona nel passaggio dall'epoca romana a quella cristiana. Ecco, è un'epoca che non era stata finora molto presa in considerazione. D'altronde Verona ha una storia molto antica che affonda le sue radici appunto nell'epoca romana, di cui mantiene straordinari esempi architettonici. E dopodiché i periodi che sono stati maggiormente studiati sono quelli del basso medioevo, dal romanico al gotico in poi, ecco. Io ho voluto appunto soffermarmi maggiormente su quello che è il periodo paleocristiano, perché questo sacello di cui parlo nel volume è quella che è tuttora la chiesa più antica di Verona ancora esistente in alzato, perché è stata costruita, come dirò, fra il V e il VI secolo. Ecco, Verona quindi, in questo suo passaggio dalla struttura romana a quella cristiana, vede come fulcro monumentale architettonico proprio il complesso della cattedrale che vediamo qui in questa immagine, che è stato fondato nel IV secolo. Ora poi la cattedrale è stata ricostruita a partire dall'epoca carolingia, poi romanica, è una grande ricostruzione del XV secolo, ma possiamo ancora vedere quelli che sono gli impianti delle prime cattedrali di Verona. Questa è la chiesa A del IV secolo, che si trova sotto il settore presbiteriale della chiesa di Sant'Elena, che è la chiesa canonicale. Vediamo questi straordinari mosaici pavimentali. Questa chiesa è stata sostituita nel V secolo dalla chiesa B, una cattedrale molto più grande che si prolungò per molti metri verso occidente, che aveva lo scopo di dover accogliere una comunità cristiana che si era fatta sempre, sempre, sempre più numerosa. Quindi questo è il cuore del cristianesimo della città di Verona. Un'altra chiesa che conserva molte reliquie murarie dell'epoca paleocristiana
paleocristiana, è la chiesa di Santo Stefano, che si trova sotto il Colle San Pietro, subito dopo il Ponte Pietra, quindi non lontano dalla cattedrale. E qui vediamo quelle che sono le reliquie murarie, appunto, del V secolo, quindi il fianco sud, con queste grandi monofore tipicamente paleocristiane, che sono state poi accecate da quelle romaniche nel XII secolo, e l'immensa abside, dietro la quale corre un particolare deambulatorio che è stato costruito nel X secolo, ma che è una struttura molto particolare, che asseconda quella che è appunto la conformazione della basilica paleocristiana. Ecco, non sono nuove chiese, ma a Verona ci sono anche luoghi di epoca romana che sono stati convertiti a usi cristiani. Qui vediamo un esempio straordinario che è l'ipogeo di Santa Maria in Stelle, che era un acquedotto romano che è stato convertito poi a luogo di culto cristiano già nel V secolo, sfruttando quella che era proprio la conformazione del sito, che era un sito dove venivano appunto captate le acque. È diventato un luogo che aveva probabilmente una funzione battesimale e dove si conservano questi straordinari, incredibili affreschi policromi paleocristiani che sono fra i meglio conservati dell'Italia settentrionale. Questa è quella che ho, il paragrafo che ho chiamato la città dei vivi. Un altro paragrafo l'ho chiamato la città dei morti, perché col cristianesimo cambia anche quello che è il modo di seppellire i defunti. Quindi non solo le chiese per celebrare, ma anche le nuove tombe. E a Verona abbiamo queste stratificazioni davvero molto importanti tra le sepolture romane e quelle tardo-antiche dei primi secoli dell'era cristiana. E le vediamo qui nel sito di questa grande necropoli che occupava l'area di San Zeno e di San Procolo, dove si trovano queste tombe che si vede ed è molto particolare. Come si fanno a distinguere quelle pagane da quelle cristiane? Quelle pagane avevano un andamento diverso. Quelle cristiane sono orientate est-ovest, quelle pagane erano orientate nord-sud. Quindi riconosciamo le tombe cristiane proprio dall'orientamento che avevano questi piccoli alvei terragni che affondano nel terreno, ma anche grandi tombe scolpite. A San Giovanni in Valle, ad esempio, si trovano questi due sarcofagi, l'uno romano e l'altro paleocristiano, quindi uno del terzo e uno del quarto secolo, che sono praticamente affrontati uno di fronte all'altro e ci fanno vedere come cambia l'iconografia. Da quella che è l'iconografia romana di stampo ancora pagano dei due coniugi nel sarcofago a sinistra, a quella che è l'iconografia tipicamente cristiana di questo straordinario sarcofago incentrato sulla Traditio Legis et Eclavium del IV secolo e che può essere confrontato con i più importanti sarcofagi paleocristiani come quelli di Stilicone e di Giugno Basso a Roma e a Milano. Ecco, quindi il libro, diciamo, prende le mosse da questo contesto molto ampio per far vedere quali erano gli anni in cui è stato costruito il sacello, come la società stava cambiando non solo dal punto di vista religioso, ma anche la città stava cambiando dal punto di vista architettonico. La seconda parte del volume affonda, come dicevo, proprio sulla trattazione del sacello delle Sante Totarie Tosca. Il sacello delle Sante Totarie Tosca è un piccolo martirium annesso all'antichissima Basilica Apostolorum, una delle chiese più antiche di Verona, lungo il tracciato della Via Postumia, in quel segmento che immette al settore occidentale della città, che quando la via Postumia, dopo Porta Borsari, diventa il decumano massimo della città. Quindi siamo in quella zona che possiamo chiamare il Pomerio, la prima zona a ridosso delle mura della città. Il sacello è sorto, come vediamo da questi mosaici pavimentali di cui vi ho mostrato le diapositive, che siamo riusciti a ispezionare dal vivo, è sorto sul sedime di un'antica domus romana che si trovava proprio, come dicevo, a ridosso delle mura e che, come abbiamo visto anche prima, ha riconvertito il suo uso da quello di antica dimora a quello di luogo di culto cristiano, venendo completamente demolita e sostituita dal sacello. Ecco, noi oggi vediamo come il sacello sia
quasi soffocato, chiuso dalle dimore che gli sono state costruite attorno, ma come succede sovente per gli edifici medievali che si trovano nelle zone ad alta concentrazione urbana, ma in origine doveva essere molto più isolato ed emergente. Il presupposto per lo studio del sacello è stata l'analisi dei restauri. Chiaramente è un edificio che ha 1500 anni. E la conformazione con cui noi lo vediamo oggi, la sua faccia e il suo diarma, deriva in gran parte da un restauro molto esaustivo compiuto a partire dal 1913 da Alessandro D'Alisca, che ha, diciamo, tolto tutte quelle che erano le superfetazioni che erano state fatte nelle pareti, nei muri, negli altari di questa struttura. A partire dall'epoca moderna, che avevano celato quelle che erano le antiche murature paleocristiane. Ecco, Alessandro D'Alisca, scavando e rimettendo in luce le primitive trame murarie, ci ha dato la possibilità, ecco, di vedere la struttura in quella che è la sua purezza paleocristiana. E chiaramente quando si affronta, e questa è una metodologia, quando si affronta lo studio di un edificio così complesso per cui non disponiamo di una documentazione né epigrafica né appunto proprio documentaria, e bisogna chiaramente approcciarsi al dato materiale, ma studiare con molta dovizia i restauri per non incorrere in errori interpretativi, quindi riconoscere come antiche parti che in realtà sono frutto di restauri più recenti. Ecco, quindi la prima cosa da fare è quella di studiare appunto le integrazioni. E poi è stato fondamentale il rilievo tridimensionale, il rilievo digitale 3D che hanno realizzato in maniera magistrale i miei colleghi dell'Università di Firenze e che ci ha dato per la prima volta un'immagine tridimensionale di quello che è il sacello e mi ha permesso di studiarlo davvero fino nei minimi particolari. Qua vi mostro delle immagini per farvi vedere l'enorme potenzialità di queste strumentazioni davvero recenti, ma che sono diventate indispensabili anche non solo per realizzare appunto gli interventi di restauro, gli interventi conservativi di fruizione, di consolidamento degli edifici, ma anche proprio per studiarli. Ecco, penso che il punto di forza di questo volume sia proprio quello che affronta l'edificio con un'ottica multidisciplinare. Ormai la storia dell'arte e la storia dell'architettura non possono più autoriferirsi a se stesse, ma devono fare i conti con queste nuove tecnologie, con queste discipline multiformi che sicuramente ci danno la possibilità di studiare i monumenti con un'ottica molto più progredita. Ed ecco che quindi l'indagine non si limita all'indagine architettonica artistica, ma diventa un'indagine archeologica, diventa un'indagine appunto fatta sulla struttura, letteralmente non storica architettonica, ma architettonica. Quindi questo strumento, come dicevo, ci rende per la prima volta un'immagine tridimensionale di questa struttura e ce la fa vedere nei suoi più minimi particolari. E mi ha permesso quindi di riconoscere quelle che erano ancora i grandi resti murari del sacello paleocristiano, quindi come dicevo, di quello realizzato fra la metà del V e l'inizio del VI secolo. E vediamo quindi queste murature delle braccia centrali con ciottoli di fiume, filari di mattoni, qualche inserto lapideo, il grande tiburio che svetta al centro del sacello e soprattutto vediamo anche le murature che affondano sotto l'attuale piano di Calpestio e che ci mostrano quello che era il punto di spiccato originale del sacello che si innalzava, chiaramente è stato fatto 1500 anni fa, si innalzava per più di 1,5 metri rispetto a quello che noi vediamo oggi, chiaramente il piano di Calpestio esterno si è innalzato nel corso dei secoli e ha, diciamo, abbassato la struttura all'esterno, no? Ma è solamente visivo. Ecco, vedete co come sottoterra invece si conservino ancora le murature che erano emergenti. E all'interno si conservano tutte queste reliquie murarie paleocristiane, quindi la volta a crociera del Tiburio, le murature delle braccia laterali, i grandi pilastri centrali, le volte a botte delle braccia. Quindi i resti paleocristiani sono davvero, davvero e davvero tanti. E non solo, vedete il rilievo, ecco qui vedete
come sia stato montato per farci vedere quello che è sottoterra, quello che è sopraterra, ci mostra anche delle parti che a occhio nudo non sono visibili, come ad esempio le tracce degli originali displuvi delle braccia laterali. E quindi tutti questi dati ci hanno permesso di rendere quella che poteva essere una conformazione originaria del sacello, che quindi fra il V e il VI secolo aveva una struttura non come ce l'ha adesso, quindi di un parallelepipedo con una abside e un grande tiburio, ma aveva una struttura a croce, una struttura cruciforme, dominata da un tiburio centrale. E quindi aver capito qual era la conformazione originaria del sacello, cioè, mi ha permesso di fare un accostamento che in realtà era già stato fatto nell'antichità, ma senza avere le prove inconfutabili che il sacello avesse questa struttura, con quello che è l'esempio principale, che è il mausoleo di Galla Placidia a Ravenna, realizzato dopo il 426, e anche questo anticamente annesso a una basilica, era annesso al nartece della Basilica di Santa Croce. E penso che queste due immagini parlino da sole, vedete, come le due strutture siano straordinariamente simili. È chiaro, come dicevo prima, le pareti interne del sacello sono state profondamente restaurate, erano state coperte di intonaci, quindi non sappiamo se avessero un paramento musivo sicuramente non affascinante come quello di Galla Placidia, né così stupefacente. Sono pareti nude, ma la struttura penso che parli da sé. Sono due strutture davvero, davvero molto simili. E sono due strutture che in Veneto hanno altri due contrappunti, che sono il sacello di San Prosdocimo a Padova, dell'inizio del VI secolo, e il sacello di Santa Maria Mater Domini a Vicenza, anche questo dell'inizio del VI secolo. L'uno fatto fare da Opilione, l'altro da Gregorio Referendario, cioè sono due strutture datate. Ecco, vedete anche qui la somiglianza è a dir poco straordinaria. Però l'accostamento del sacello col mausoleo di Galla Placidia mi ha permesso, diciamo, di retrodatarlo rispetto a queste due strutture di almeno mezzo secolo e quindi di riconoscerlo come quella che è tuttora la struttura più antica del Veneto. Quindi è il sacello che viene prima di queste due strutture, ma perché è il sacello che prende direttamente dal mausoleo di Galla Placidia. E sono strutture che si inseriscono poi in una dinamica di cappelle annesse ad alte strutture che si trovano nel nord Italia, non solo in aree ravennate, dove oltre al mausoleo di Galla Placidia possiamo citare la cappella arcivescovile di Massimiano, ma ad esempio anche a Milano, no? Il piccolo sacello annesso di San Vittore in Ciel d'Oro, annesso alla Basilica di Sant'Ambrogio o quello di San Simpliciano, insomma, ecco, sono strutture che hanno questa conformazione molto simile. Ecco, ma devo dire che fra tutte queste costruzioni, quello che si rifà maggiormente al mausoleo di Galla Placidia è il sacello delle Sante Doterie Tosche. Detto questo, però, poi chiaramente sono andato avanti con la trattazione a vedere quali sono le modifiche che ha subito questo sacello. E ho un po' stravolto quella che era diciamo, la cronologia, la diacronia degli interventi architettonici consueta, perché ho riconosciuto una grande fase costruttiva nel XII secolo, quindi un grande intervento romanico. Perché nel XII secolo? Perché nel 1160 il vescovo di Verona Ognibene trova, o meglio inventa, la scoperta dei corpi delle Sante Doterie Tosche, che erano due sante eremite, una leggenda geografica molto tarda, siamo già nel basso Medioevo. E li colloca in quest'arca che vedete, viene posta in questa grande abside maggiore che non esisteva. Abbiamo detto che il sacello aveva una struttura uniforme. Quindi, cosa succede nel XII secolo? Si scopre, si inventa la scoperta di questi due corpi delle sante. Il sacello cambia struttura, diventa una piccola chiesa incentrata su quest'abside centrale dove viene posta l'arca delle Sante Doterie Tosca. Viene dedicato alle Sante Doterie Tosca e assume la conformazione che adesso
Torno un attimo indietro perché questa è una cosa curiosa. Ho detto che la dedicazione alle sante Teotere Tosca avviene nel XII secolo, ma prima a chi era dedicato il sacello? Ecco, molto probabilmente, secondo quanto ci racconta il Versus de Verona, questa fonte, questa Laudes Civitatis, per cui ce n'è una simile anche a Milano della stessa epoca, che celebra le meraviglie di Verona, ci dice che lì c'era una piccola chiesa dedicata a Santa Apollinare. Ecco quindi che non è difficile riconoscere come chiesa dedicata a Santa Apollinare il sacello delle Sante Teotere Tosche. Ed è un altro gancio, un altro legame importante con chi? Con Ravenna. Santa Apollinare, protovescovo di Ravenna, Santa Apollinare fortemente venerato in questi primi secoli del Medioevo. Struttura che riprende palesemente dal mausoleo di Galla Placidia, struttura che, diciamo, conferma anche con la dedicazione il suo stretto, la sua stretta e intima connessione con l'area esarcale. Ma ecco che vi faccio vedere qui quella che è la conformazione che il sacello assume nel XII secolo. Da cappella cruciforme dominata dal Tiburio, diventa, come dicevo, una piccola chiesa. Vengono aggiunte le braccia laterali. Diventa una piccola chiesa con tre navate, conclusa da un'unica abside, dove viene appunto posta l'arca delle sante dedicatarie. Vedete il rilievo, quello che vedete a sinistra, ci mostra davvero in maniera ineccepibile e straordinaria quella che è la struttura del sacello. E chiaramente perché nel XII secolo? Perché nel XII secolo viene anche rifatta la Chiesa dei Santi Apostoli. E quindi siamo nell'ambito di un grande cantiere che rivede sia la basilica sia il sacello e viene costruita anche cosa? Anche questa sagrestia, questo ambiente di disbrigo che connette nuovamente le due strutture e che viene arricchito da questi affreschi, che da questo palinsesto affrescato del XII e del XIII secolo, che proprio, vedete, ha il compito di solennizzare, accompagnare il fedele che si muoveva dalla Basilica Apostolorum verso il martirium dove erano venerate le sante Teotere Tosca. E vedete infatti questo affresco con le Paribella e Vaida, che erano probabilmente delle offerenti, vedete, con queste, che non sono palme di martirio, ma sono steli di grano con queste croci, era proprio una sorta di processione che accompagnava all'interno del sacello. Ecco quindi che mi è stato possibile riconoscere due grandi fasi costruttive, quella del V-VI secolo, che lascia, come dicevo, ampi resti e che fa del sacello la più antica struttura ecclesiale del Veneto ancora esistente, una delle più antiche del nord Italia, e quella del XII secolo, quando il sacello cambia conformazione per rapportarsi alla Basilica dei Santi Apostoli e soprattutto per accogliere le nuove reliquie delle sante. Quali sono le sorti successive del sacello? Beh, dalla metà del 300 il sacello si stacca dalla Chiesa dei Santi Apostoli, non ovviamente fisicamente, ma idealmente, e diventa giuspatronato dell'importantissima famiglia dei Bevilacqua, che era una famiglia legata agli Scaligeri, che usa il sacello chiaramente prima di tutto per un proprio tornaconto propagandistico, insomma, era la loro cappella personale ed era la chiesa più antica di Verona, ma anche per apporvi le proprie sepolture. Qui vediamo la splendida tomba trecentesca di Francesco Bevilacqua, che si trova nel lato meridionale del sacello. E dove troviamo lo stemma dei Bevilacqua, che è l'ala dispiegata, affiancato ai due cani controrampanti, che invece è lo stemma degli Scaligeri, quindi dimostra appunto lo stretto legame fra le due famiglie. E qui lavora in questi anni anche un grande scultore, che era il maestro di Sant'Anastasia, che lascia questa piccola Imago Pietatis, e che era lo scultore più importante attivo a Verona in quegli anni, solo per citare l'autore dell'Arca di Can Grande della Scala, ecco, per dire un'opera universalmente riconosciuta, ma ne ha fatte tante e tante altre. Nel 400, invece, il vescovo Elia
decide di innalzare l'arca delle sante Totaria Tosca su queste quattro colonnine che vediamo con capitelli a foglie d'acqua. Siamo nel 1427, qua vedete come il rilievo tridimensionale non serva solamente a mostrarci l'architettura, ma anche a farci vedere come gli elementi scultorei vengano rappresentati. Questo qui che vedete al centro è il rilievo dell'arca. Guardate, è un modellino tridimensionale perfettamente in scala. Quindi l'arca, che era già dal XII secolo il fulcro del sacello, dal XV secolo viene innalzata e assume una preponderanza ancora maggiore. Nel Cinquecento i Bevilacqua realizzano un'altra tomba familiare di fronte a quella di Francesco Bevilacqua, quindi nel lato nord del sacello. È una tomba dedicata ai fratelli Giovanni Francesco, Antonio e Gregorio. E vedete, è particolare perché, come abbiamo visto, la tomba parlava un linguaggio assolutamente trecentesco e medievale. Questa tomba, che è della metà del Cinquecento, parla invece un linguaggio totalmente rinascimentale, già proiettato verso il manierismo di quelle che erano le maestranze sanmicheliane, che erano attive nel vicinissimo Palazzo Bevilacqua, sempre su corso Cavour. Ecco, quindi vediamo come cambia anche quella che era l'uso liturgico del sacello, da martirium a cappella annessa ai santi apostoli a mausoleo privato dei Bevilacqua. E oggi? Beh, il sacello è rientrato a far parte della Basilica dei Santi Apostoli dal 1898. La basilica, la parrocchia dei Santi Apostoli l'ha riacquisito e il sacello svolge, adesso è una sorta di battistero, svolge funzioni battesimali della basilica. Infatti vediamo che all'interno ci sono due fonti battesimali. Il più antico è questa grande pila duplicata che è del XIII secolo e poi al centro abbiamo questa fonte battesimale dove questa vasca realizzata nel 1950 con questa teoria dei 12 apostoli si appoggia in un piedistallo rinascimentale con delfini trinciati. Ecco, quindi il sacello ci parla di una storia lunga 1500 anni, una storia che affonda le sue radici agli esordi dell'era cristiana di Verona e che prosegue ininterrottamente fino ai giorni nostri. Ecco, per me averlo raccontato in una maniera così, spero, esaustiva, è stato davvero una bella avventura e spero che per gli amici d'Italia medievale, anche per tutti gli altri lettori, questo libro sia uno strumento per conoscere questo antico e straordinario monumento che ci fa conoscere le nostre radici cristiane, ma che ci fa anche conoscere un brano di storia religiosa, architettonica, artistica davvero importante. Ecco, ti ringrazio Maurizio e grazie a tutti. Hola, adesso ti rivedo e che Ecco. dire, un lavoro pregevole, ma non avevo dubbi conoscendoti e avendo già avuto modo di presentare il tuo precedente lavoro, con il quale peraltro hai anche vinto il Premio Italia Medievale, Chissà che questo non si piazzi l'anno prossimo, no? dai. Ma vedremo, vedremo. Quindi io ricordo il titolo, così correte tutti in libreria a comprarlo, soprattutto se decidete di fare una gita a Verona, perché non si può andare a Verona e non vedere questo luogo e non vederlo aiutati dal libro di Angelo Passuello. Il titolo è Sacello delle Sante Teuteria e Tosca. Le prime testimonianze dell'alto medioevo cristiano a Verona. Appena pubblicato da CR Edizioni, di Angelo Passuello, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostro gradito ospite, e a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove trovate insieme a questa anche tutte le altre video presentazioni realizzate fino ad ora. Grazie Angelo davvero di cuore e alla Grazie a te, prossima. un saluto a tutti. Grazie.